Alfredo Maria Becchetti, presidente di Infratel. Intanto grazie per essere qui. Grazie a voi per l'invito. È un piacere. Sì. E proprio in relazione alla sua presenza, spieghiamo e contestualizziamolo in un contesto, appunto, in una realtà, in uno spazio di dibattito come quello del meeting e appunto dello stand di engineering, che ha voluto essere presente per farsi portatore dei grandi messaggi che riguardano l'innovazione e lo sviluppo. Ecco, lei è a capo di una realtà che è interessante condividere con il nostro pubblico, se può spiegare qual è la mission della realtà che lei presiede e quanto, ecco, da questo meeting secondo lei emerge di importante come cardini da tenere presenti per lo sviluppo. Sì, intanto grazie, ripeto grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori. Io sono presidente di Infratel. Infratel è una importante e strategica società del mondo pubblico, interamente posseduta da Invitalia, quindi appartenente al grande mondo del Ministero del MIMIT, del Ministero del Made in Italy, e ha come mission principale quella del superamento del digital divide, cioè in parole semplici la creazione di tutto il collegamento dell'infrastruttura tecnologica, cioè della fibra, quella che proprio arriva dentro casa, materialmente ci connette, proprio no? Materialmente connette ogni singolo civico di ogni singola città del nostro paese. Quindi la mission principale della nostra società è quella di portare la fibra ottica in tutti i posti dell'Italia, comprese quelle che si chiamano le case sparse, compresi e soprattutto con maggiore importanza quei posti che tecnicamente si chiamano aree bianche, che sono quei luoghi dove sarebbe un grande fallimento di mercato per gli operatori portare la fibra. Invece noi come Stato, quindi come soggetto attuatore del PNRR, investiamo denaro per portare anche in questi posti la fibra ottica, per fare in modo che ci sia una grandissima connessione. Posso dire che quello che lei evidenzia, no, rispetto allo sviluppo di un business, sottolinea la socialità di questo business. Ah, cioè è la connessione ha una dimensione. Finalmente, devo dire che in queste ore, in questi giorni di dibattito, Presidente, sta emergendo in modo molto chiaro quanto sia essenziale anche questa connessione, no? Come elemento sociale. Guardi, la connessione è ogni cosa che noi facciamo, forse non ce ne rendiamo conto, però ogni cosa in questo momento che viene fatta, che viene svolta nella nostra vita quotidiana, richiede un tipo di connessione più o meno veloce. Dal divertimento che nasce dal gioco del telefonino, dei computer, alla connessione lavorativa, ma alle connessioni più importanti, quelle che sono legate alle grandi imprese, o ai trasporti, o alle smart city, o ai trasporti aerei. Quindi la interconnessione determina una necessità che è principalmente economica, certo, e conseguenzialmente sociale, cioè laddove si porta una connessione, e quindi una connessione tecnologica, quindi non solo una connessione materiale, cioè quindi non solo strade, autostrade, ferrovie, quindi tutta quanta quella tecnologia che serve per spostare le persone, ma laddove si porta quella tecnologia che noi chiamiamo immateriale, cioè quindi tendenzialmente proprio ciò che serve per far funzionare internet, aumenta la capacità sociale, aumenta la capacità economica e quindi aumenta la demografia dei posti piccoli del nostro paese, che sono l'asse fondante della nostra Alimenta Italia. Alimenta l'infrastruttura materiale, diciamo così, no? Quindi c'è una grande influenza reciproca, e quindi anche lo spostamento del dato è quello che oggi muove interi paesi, città, persone, nazioni, quindi questo vale la pena farla vedere come immagine, no? Proprio così, è proprio così, lei ha perfettamente centrato. Lo spostamento delle persone comporta economia. Significa che il pubblico, noi siamo una società pubblica che consente l'arrivo dell'infrastruttura tecnologica, favorisce l'arrivo dell'impresa privata, favorisce l'arrivo e il collegamento fra il privato e il pubblico, favorisce il collegamento tra cittadini e cittadini, ricordandoci che l'infrastruttura tecnologica collega tecnicamente le persone, ma principalmente deve fare in modo che le persone si incontrino, perché noi siamo ideologicamente, filosoficamente, per l'idea che l'interconnessione serve per migliorare la qualità della vita, ma il rapporto è essere sempre fra uomini, sempre fra persone, sempre all'interno della famiglia. Ecco, mi fa molto piacere che lo dice, lo ribadisca lei oggi in questa sede, in questa occasione, perché è un messaggio che sta emergendo, cioè l'umanocentricità, no? la centralità della persona rispetto a questi processi. Ecco, processi che se posso sintetizzare in qualche, diciamo, battuta, anche qui in qualche immagine efficace, che riguardano Infratel rispetto a quali linee di sviluppo principali? Allora, Infratel è una società molto grande. Per spiegarci,
spendiamo il 27% di tutto il PNRR legato all'infrastruttura tecnologica. Quindi oggi spendiamo per questi piani, che adesso le racconterò, spendiamo 7 miliardi di euro. Stiamo spendendo, ne abbiamo già spesi 3,5, ne spenderemo altri 3,5, anzi siamo la società che prima di tutte probabilmente arriverà a conclusione della spesa complessiva del PNRR. Facciamo principalmente 5 piani. Si chiamano piano 1 giga, che è il piano più importante, cioè che è quello che serve, come dicevo, per portare la linea internet in ogni singolo civico di ogni singolo comune. Importantissima perché favorisce l'interconnessione. Poi facciamo un piano che si chiama piano 5 giga, che è un piano semplice, nel senso che favoriamo la costruzione di torri che consentono che il 5 giga, cioè che la velocità di trasferimento dei dati, avvenga in via aerea. Poi facciamo altri due piani importantissimi che sono quasi arrivati a conclusione, che sono il piano sanità connessa e scuola connessa, cioè connettiamo tutte le scuole fra di loro per fare in modo che gli studenti abbiano una connessione di altissimo livello e soprattutto colleghiamo la sanità per fare in modo che questo tipo di sanità del futuro possa essere interconnessa a grande velocità. Non mi fermo qua, forse divento noioso, però facciamo Wi-Fi Italia, cioè abbiamo il piano Wi-Fi Italia, significa che ci sono migliaia di piazze già esistenti dove il collegamento alla rete Wi-Fi è libera, free, gratuita, bisogna solo collegarsi alla rete Wi-Fi, ci sono i cartelloni della rete Wi-Fi Italia, tanto che abbiamo fatto degli accordi con Ferrovie dello Stato, moltissimi stazioni di provincia hanno la rete Wi-Fi Italia, serve anche per creare piccole stazioni che diventano piccoli hub le persone che arrivano. Esatto. Dove ci si può appunto connettere per ragioni personali, professionali, qualsiasi esse siano. Fare in modo che la stazione diventi anche un luogo di aggregazione. Esatto, di aggregazione di lavoro, aggregazione sociale. Assolutamente. Ecco, tutto questo, Presidente, la ringrazio perché è stato estremamente chiaro ed efficace e anche un po' incoraggiante rispetto ai messaggi che ci danno. Quindi c'è qualcuno che sta pensando al nostro futuro sempre più connesso. Le dico questo, secondo me è estremamente importante quello che si sta facendo qui da Engineering, qui al meeting, cioè fare cultura, informazione, far capire cosa significhi oggi essere dotati di infrastrutture morali e materiali di cui c'è assoluto bisogno per il futuro. Quindi guardi, c'è una consapevolezza da scoprire e da sottolineare. Mi faccia concludere con una battuta che sembra un po' filosofica, però siamo tutti convinti, e questo meeting ce lo ha dimostrato, che mentre nell'idea collettiva stiamo immaginando che questa sia un'epoca di cambiamenti, la verità è che noi abbiamo cambiato un'epoca e quindi cambiando un'epoca e siamo in un'epoca nuova, perché è un'epoca digitale, è un'epoca di nativi digitali, significa che noi lasciamo ai nostri figli, quindi lasciamo al futuro non un mondo identico a quello che avevamo e nemmeno possibile ripetere quel mondo che lasciamo, perché è un mondo talmente nuovo e così inesplorato che nemmeno oggi noi siamo in grado di stabilire quali saranno le funzioni future di questo sistema tecnologico. Ma sono così ottimista rispetto a questa cosa, perché avere un sistema tecnologico infrastrutturale funzionante significa creare le condizioni di un nuovo modo di vivere, ricordandoci però che in questa nuova epoca non dobbiamo mai scordarci, e questo meeting ce lo ricorda, che l'uomo è al centro di tutte le cose. Lo dicevano i filosofi greci, le cose sono tutte a misura, tutte le cose sono a misura dell'uomo, anzi per la verità Eraclito diceva l'uomo è misura di tutte le cose. Anche in questo caso la tecnologia sarà misura della capacità che l'uomo ha di vivere in un sistema completamente diverso da quello cui è abituato a vivere. Assolutamente, integrato anche dal punto di vista umano. Quindi la ringrazio per questa sua testimonianza, perché va a confermare una serie di messaggi che arrivano da professionisti come lei, da teologi, da manager e istituzioni, che convergono su una visione che da questo punto di vista non può che vederci tutti uniti e quindi anche più connessi grazie a voi, grazie al vostro lavoro. E noi faremo questo e porteremo la connessione ovunque. Grazie, promessa che verrà mantenuta. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a voi, un saluto a tutti. Grazie.